Intesa per Catania ancora una volta si occupa del centro storico, ancora una volta si occupa della sosta. In questo caso non è selvaggia, ma è impossibile sostare. Ci troviamo in via Sant'Elena nei pressi della facoltà di giurisprudenza. Ecco, per intenderci, ci sono tantissime strisce gialle riservate al comune, quindi non è possibile parcheggiare qui. Questo fenomeno purtroppo in città è diffuso, non è solamente l'ufficio UTU che dà le autorizzazioni ad avere gli stalli, abbiamo qui circa 20 stalli gialli, non si comprende per chi, perché le macchine di servizio non possono essere 20, bensì saranno 2, 3, ma questo fenomeno c'è anche in altre strade di uffici di Catania, l'avvocatura comunale per esempio, gli uffici dell'urbanistica, tutti diciamo quegli uffici che avrebbero solamente diritto ad avere uno o due stalli per le macchine di servizio che utilizzano i dirigenti, invece vengono utilizzati purtroppo anche da persone estranee all'amministrazione o dell'amministrazione stessa che non hanno diritto. Anche perché dall'altro lato della strada c'è il divieto di sosta. Ovviamente, ma non solo questo, ma sottraggono anche tra l'altro stalli ai cittadini catanesi, i quali sono poi costretti a girare per le vie e trovare a pagamento, se le trovano, le strisce blu. A proposito di strisce blu, avete constatato che ce ne sono molte irregolari, soprattutto nella zona di via Vittorio Emanuele e via Sant'Euplio. Sì, ecco, noi qualche settimana fa ci siamo incontrati con il direttore dell'ufficio UTO per avere conferma su quanto noi stiamo portando avanti. Effettivamente, ecco, ci hanno confermato che su via Vittorio Emanuele, ecco, insistono circa 200 stalli non conformi al codice della strada, sia via Vittorio Emanuele e 80 stalli per via Sant'Euplio. Per cui, ecco, questa conferma che noi su quanto stiamo installando abbiamo perfettamente ragione. Perché non sono regolari queste strisce? Sono proprio prospicienti alla strada e questo non lo può permettere. Se voi andate in via Sant'Euplio, ecco, vedete che tra gli alberi ci sono delle strisce blu e questo non si può permettere. Via Vittorio Emanuele effettivamente c'è una corsia preferenziale che anziché essere i famosi 2,70 m è molto di meno, 2,30 m, per cui voglio dire a questo punto gli stalli non sono conformi. Che non lo diciamo noi, ma lo dice effettivamente la documentazione che ci è stata fornita dall'ufficio. Insomma, sono i numeri, sono i metri a testimoniare che la sosta non è regolare a Catania. A Catania il piano del strisce blu, la cosiddetta sosta a pagamento, è assolutamente illegittimo ed è illegittimo perché la delibera che fu fatta nel 1995 manca di tutti quegli atti procedimentali amministrativi necessari a poterla giustificare. A questo si aggiunga che abbiamo potuto constatare come esistono almeno un migliaio di stalli posti in contrasto col codice della strada, 280 per adesso ci vengono confermati dallo stesso ufficio del traffico urbano in aree importanti della città come via Garibaldi e via Sant'Euplio. Il comune in più aggiunge delle aree a strisce gialle attorno agli uffici comunali, sottraendo quegli spazi liberi che la legge voglia deve essere destinati ai cittadini. Ecco perché abbiamo avanzato delle interrogazioni, ci siamo incontrati con l'ufficio del traffico urbano, non intendiamo mollare e abbiamo avanzato un esposto alla Corte dei Conti nella considerazione che spesso il comune paga a sostare per la rimozione di stalli, ma quel pagamento non è dovuto perché quegli stalli vengono rimossi in quanto in contrasto col codice della strada. Insomma, una grande confusione, figlia della confusione dell'amministrazione Stancanelli, che sta danneggiando il cittadino e che sta penalizzando la viabilità nella nostra città.